Beh, visto che la progettualità fatta insieme si può US2 con l'ausilio e il supporto anche della Fondazione di Comunità ha portato dei risultati straordinari, nel senso che questi ragazzi che avevano delle difficoltà, ansia, eccetera, sono stati recuperati, io dico, alla vita, alla società e alla comunità. Con la Presidente ho lanciato questo appello ai miei collaboratori e alla Presidente da Ross, perché non proviamo, ne parlerò col Sindaco di Treviso, con Sua Eccellenza il Prefetto, perché non proviamo a giocarci questa carta importante del lavorare con gli animali anche con i ragazzi che oggi purtroppo compongono quelle cosiddette baby gang, che sono ragazzi che secondo il nostro punto di vista possono essere, tra virgolette, usiamo il termine, recuperati alla società civile e con anche una positività nel loro agire. Sì, ce la giochiamo come ultima carta e io credo, anzi sono convinto, vedendo l'organizzazione che ha la comunità, Insieme si può, possa veramente questa organizzazione, questo modo di lavorare, aiutare questi ragazzi a fare un percorso di vita diverso, un percorso di vita di donazione agli altri, di amore verso gli animali, ma di amore verso se stessi, ma anche verso i propri simili. Quindi noi ci auguriamo che questo progetto possa veramente essere la chiave di volta per cambiare oggi una cosa che sembra radicata e speriamo non lo sia. Allora, dopo la pandemia, l'onda lunga del disagio si è materializzata appunto con un incremento di richieste ai servizi che va dal 24 al 26% di richieste, prevalentemente per sindrome ansioso-depressive e che si traducono in una quota parte anche in ritiri sociali, cioè ragazzi che lentamente, progressivamente hanno rinunciato alla loro vita sociale, alla loro vita scolastica, familiare e affettiva. Pertanto è chiaro che le modalità, diciamo, consuete dei servizi di approcciarsi a questi ragazzi non potevano essere le medesime di altri quadri da un punto di vista della sofferenza psichica, semplicemente per il fatto che il ragazzo ritirato in camera, se gli dai un appuntamento al servizio, non viene. Per cui abbiamo dovuto, tra virgolette, sperimentare e successivamente verificare e misurare come la possibilità di agganciarli o attraverso l'intervento dell'educatore a casa o attraverso la possibilità, diciamo, di dargli un appuntamento in luoghi neutri come la fattoria di Borgo Casoni o come le biblioteche o come i giardini, dare loro la possibilità attraverso mediazioni del genitore, che deve essere sempre coinvolto, di accedere appunto a questa esperienza. Questa esperienza è un'esperienza in un qualche modo che è tramutata dalla pet therapy ai quadri di isolamento sociale e l'abbiamo misurata, l'abbiamo confrontata in una maniera scientifica, quindi con misurazioni in ingresso, in uscita e con follow up. I ragazzi che hanno fatto questa esperienza e parallelamente i loro genitori sono stati restituiti alla comunità, cioè hanno oggi, possiamo dire, sono tornati a scuola. Beh, credo sia un bilancio più che positivo, soprattutto se pensiamo al fatto che si è fatta sinergia all'interno della comunità tra diversi enti e soggetti, l'ULS in primis, al fine di rispondere ai bisogni emergenti della nostra comunità e quindi grazie alle competenze, alla professionalità e alla passione di tanti educatori, professionisti della cooperativa, ci siamo messi a disposizione raggiungendo risultati importanti. Ecco, la Fondazione, appena insieme all'ULS abbiamo presentato il progetto, ci ha creduto subito e l'unico modo per poterlo avviare era mettere a disposizione risorse che non ha esitato, insomma, a mettere sul tavolo e quindi credo che anche grazie al loro importante contributo si è riusciti a portare a termine questa fondamentale iniziativa a favore di tanti giovani che vivono delle difficoltà legate a questo tempo un po' complesso e difficile. Perché è un progetto innovativo che cambia un po' le regole dell'approccio con i ragazzi che hanno delle problematicità. E in questo caso, a partire dall'ULS e poi tutta la filiera, si fa carico e i ragazzi questo lo sentono. Questo è il motivo per il quale noi abbiamo deciso di finanziare, perché è questa la modalità che ha scelto
questa struttura per migliorare la qualità della vita delle famiglie, dei ragazzi e del mondo della scuola che poi viene partecipato dai ragazzi. I ragazzi hanno partecipato a questo percorso durante il periodo estivo, sono stati condotti 10 incontri a cadenza settimanale, l'11° è stato condotto proprio ieri a ridosso dell'inizio dell'anno scolastico, che è un momento per loro particolarmente significativo. Sono riusciti attraverso l'interazione con gli animali in un contesto come quello della fattoria, quindi all'aperto, in mezzo alla natura, a fidarsi reciprocamente prima degli animali e poi come gruppo, e sono stati coinvolti in molteplici attività che hanno consentito loro di capire meglio il proprio funzionamento psicologico, le proprie strategie anche disfunzionali, non adattive, e sostituirle con strategie invece più funzionali, più adattive, in modo da avere una rappresentazione di sé e degli altri che permettesse loro di riattivare alcune forme di socializzazione. Oggi infatti ricomincia per loro la scuola, li abbiamo invitati a pensare a quali risorse portare con sé, creando dei materiali, come potete vedere, anche degli zaini veri e propri, di risorse, di bagagli che possono avere con sé e a cui possono attingere nei momenti magari di maggiore difficoltà. Gli animali impiegati principalmente sono stati asini e conigli, in particolare l'asino per la propensione ad essere un animale molto docile ed empatico, ma anche per il fatto che l'asino non impara i compiti per ripetizione, quindi richiede anche una certa flessibilità nell'approccio con lui, e siccome per questi ragazzi alle volte l'ipercontrollo è fonte di ulteriore fatica, avere un animale che costringe, diciamo, in qualche misura a modificare il proprio comportamento ha sicuramente un beneficio. Il coniglio, per le sue piccole dimensioni, per il fatto che è un animale pulito, silenzioso, e per il fatto che fa un uso della paura funzionale, quindi finalizzato alla sopravvivenza, e di conseguenza questi ragazzi sono stati invitati a capire che le proprie emozioni possono anche essere gestite. Sì, sono minori, adolescenti che sono in difficoltà sul fronte della socializzazione, hanno problematiche definite internalizzanti, nel senso che hanno a che fare col loro mondo emotivo, spesso sono dei ragazzi con delle problematiche di ansia, di depressione, con un funzionamento che comporta l'evitamento di ciò che li spaventa, quindi la scuola, quindi sono dei ragazzi feriti molto spesso dalla parola, dal giudizio. Sono dei ragazzi che quindi temono il confronto dell'altro, sia nel gruppo dei pari. Molto spesso sono dei ragazzi che si sentono sovraccaricati di aspettative importanti degli adulti a cui non riescono a tener testa. Quindi sono ragazzi che scelgono la fuga dal mondo sociale, l'evitamento della scuola, perché è lì che percepiscono lo stress emotivo, che genera anche dei sintomi fisici che poi noi curiamo all'interno della nostra unità operativa di neuropsichiatria per l'adolescenza. Sono ragazzi che agganciamo prima nel nostro servizio, portati molto spesso dai loro genitori. Alcuni appunto hanno delle sindromi ansioso-depressive, che vuol dire anche talvolta self-cutting, un attacco verso il sé corporeo, oltre che il comportamento di evitamento, di disturbo del funzionamento sociale. Quindi sono ragazzi che agganciamo in un setting individuale, quindi nei nostri ambulatori dell'ULS2, e che poi pian piano attraverso la relazione e attraverso la grande motivazione a interagire con gli animali, perché questa è molto più forte dell'interazione con l'uomo, grazie a questo interesse per il mondo animale, per la natura, riusciamo a convincerli a partecipare al progetto Outdoor with Animal, che è un percorso di gruppo. Quindi loro affrontano il gruppo dei pari grazie alla mediazione degli animali, che l'animale funge da calmieratore delle ansie, dell'ansia sociale. Questo è un po', secondo me, la carta vincente per il trattamento clinico di questi pazienti.